Oggi giornata strana e questo penso che dipenda da diverse cose. Innanzitutto mi hanno finalmente levato il gesso, quindi ho riacquistato la mobilità del braccio destro, ma in realtà queste ultime settimane sono state un po' difficilotte. Infatti ho avuto una sorta di depressione post-gessatura perché ho scoperto che durante il periodo in cui ero ingessato ho perso 3 kg e non l'ho presa benissimo. La vedo un po' dura, Vediamo. 3 kg. 3 kg, ma come cazzo vaffanculo? Ma il secondo motivo è un altro. Infatti oggi, 14 giugno 2024, è il mio ultimissimo giorno di lezioni all'università. E questo non ho ancora capito come mi fa stare, perché mi porta sicuramente diverse emozioni. Una su tutte è la felicità, perché finalmente ho fatto l'ultima lezione dopo 6 anni. Sì, vabbè, ingegneria è normale, 6 anni però. A dire di questo. La seconda emozione prevalente invece è l'ansia, perché mi rendo conto che ho quasi finito il percorso di studi, ho 25 anni e non ho ancora idea di cosa voglio fare da grande. Quindi perché non fare un video e capire qual è il lavoro perfetto per me? Quindi io comincerei a scrivere le cose che mi piace fare e poi vediamo cosa viene fuori. Prima cosa su tutte, facile, lo sport. Basta! Seconda cosa, senza dubbio, i motori. Infatti sono appena stato a Monaco a vedere la Formula 1, è stato pazzesco, le macchine erano vicinissime, velocissime, una figata incredibile. Terza cosa, mi piace molto la competizione, infatti ho fatto vela per 10 anni e la cosa più bella, la cosa che più mi piaceva era ovviamente fare le regate e cercare di spingermi sempre al limite per riuscire a vincere ovviamente. E arriviamo alla cosa che nell'ultimo anno e mezzo amo fare particolarmente, ovvero fare video, creare contenuti, video, storie dal nulla. Lo amo particolarmente e quindi va assolutamente inserito. E a proposito di questo, volevo far notare il mega upgrade che ho appena fatto in termini video. Guarda qua, il nuovo iPhone 15 Pro. Questo mi è costato tantissimo e mi sono anche fatto regalare questi meravigliosi microfoni DJI, così che l'audio sia finalmente decente, non come quello degli scorsi video che fa abbastanza cagare, soprattutto nei contesti all'esterno. Ma torniamo a noi. Un'altra cosa che senza dubbio mi piace sono le sfide e sul canale ci sono diverse prove di questa mia passione. E ce ne sono tante altre cose che mi piacciono, come il cibo, far divertire le persone, rompermi le ossa. Ovviamente non ha senso che io stia a elencarle tutte. Forse adesso è il caso di farsi consigliare dalla cosa più saggia che esista, ovvero ChatGPT. Ok, allora ChatGPT mi ha proposto 9 diversi lavori, in molti di questi c'è la parola ingegnere prima, perché gli ho detto che mi sto per laureare in ingegneria, anche se non penso che il mio futuro sia da ingegnere. Il problema però rimane sempre lo stesso, ovvero che ogni lavoro che mi viene proposto, come per esempio ingegnere nel settore automobilistico e motorsport, quindi come possono essere tutti gli ingegneri di pista che si vedono nella MotoGP, nella Formula 1, eccetera, è sicuramente un lavoro interessante, ma non ho idea di quello che praticamente quelle persone vanno a fare. E questo è quello che mi preoccupa e che non riesco a capire se mi possa piacere o no. Io ho bisogno di sapere com'è la giornata di queste persone. È una cosa che è indispensabile sapere per capire se effettivamente un lavoro ti piace o no. Quindi come faccio a decidere cosa fare della mia vita se non ho idea di come sia fare nessuno di quei lavori? Non ne ho idea! E se ci fosse qualcuno che intervista le persone che fanno i lavori più interessanti così da capire come funzionano quei lavori? Però guarda, anche ChatGPT pensa che dovrei fare lo youtuber di lavoro. No beh, a parte gli scherzi, sì, quello è un piccolo grande sogno nel cassetto, ma ovviamente è difficilmente realizzabile e anche di quello non ho idea di come possa essere. Ma niente, tutto questo video per dire che è normale che tu non sappia cosa voglia fare della tua vita, nonostante tu abbia 25 anni e sia quasi laureato. Almeno credo sia normale, cioè per me lo è al momento. Quindi questo video praticamente l'ho fatto per me, per buttare fuori questa mia ansia continua del
non sapere cosa fare della mia vita. Spero di non essere l'unico in questa situazione, non ho idea se pubblicherò questo video o meno, perché è un po' diverso dalle cagate che faccio di solito. E a proposito di questo, guarda che talento ho scoperto di avere. Guarda, guarda. Pronto? Olle, un'altra abilità sbloccata. E invece per quanto riguarda il discorso di prima, è normale che tu non sappia cosa fare, nessuno sa veramente cosa sta facendo, ma l'importante è continuare a prendere delle decisioni e vedrai che poi alla fine tutto si sistemerà. Spero. Però magari non scegliere il lavoro con ChatGPT. Ecco, io penso che proverò quello che mi viene proposto e capirò sul campo quello che mi piace. Immagino che lo scopriremo!